mia vita, le mie cose che mi piacciono, i miei affetti, quei pochi che mi sono rimasti, i miei familiari su un gommone lontanissimo dall'isola. Ecco, quest'isola bella con tutte le cose a cui tengo, ecco. Però al posto del mare, ecco, io ho l'ansia. Capite le percentuali? Questa è la faccenda. Allora, che cosa mi sono inventata? Siccome l'ansia occupa una bella fitta del mio tempo, un tempo che potrei investire in maniera estremamente più produttiva, allora ho deciso di utilizzare l'ansia come strumento di lavoro. O meglio, lei ha deciso di utilizzarmi come strumento di lavoro. Praticamente, quando ho in programma uno spettacolo, generalmente vengo a saperlo con un mese di anticipo, ok? Seguitemi, che qui c'è la matematica. 30 giorni, va bene? Ok, quando ho uno spettacolo io vengo a saperlo con 30 giorni di anticipo. Bene, i primi 25 giorni io me ne frego. Ma me ne frego che non avete neanche un'idea. È una pulsione stranissima, tutto di me se ne frega, del fatto che io abbia uno spettacolo di lì a 30 giorni. 25 giorni, nei 25 giorni su 30 che ho a disposizione per preparare lo spettacolo, io ho una voglia di fare incredibile, qualsiasi cosa, una voglia di fare tutto. Tranne che prendere un cazzo di copione e vedere un po' che cosa combinare allo spettacolo. E subisco questa circostanza, guardate, odiandomi, eh. Sì, mi tengo impegnata perché comunque l'ansia la devi sedare con queste mille stronzate inutili che la gente ansiosa saprà bene. Quindi pulisco la casa da cima a fondo, mi metto la scopa nel sedere come Elio e le storie tese, vi ricordate? Pulisco come un'invasata, come se aspettassi gli assistenti sociali in visita a casa a togliermi la patria potestà. E poi butto giù le librerie, le spolvero come fossi un archeologo, cambio posizione agli oggetti, tipica patologia femminile. Ogni mese io sposto, che ne so, la candela del Buddha e ci metto la pianta grassa. La pianta grassa la metto dietro. Tutto così. Lavo, cucino, annaffio le piante, la casa brilla e io mi insulto. Certo, mi dico, ma che cazzo fai, cretina? Cioè, o decidi di farlo di mestiere? No, vai a pulire a casa delle persone, per carità, è una professione lodevole. Oppure molla la scopa e vai a preparare il tuo spettacolo, no? Perché manca un mese e farai una figura di merda, se no. Ma il mio corpo non risponde. È come drogato, ipnotizzato. Perché non sono ancora trascorsi i 25 giorni. Perché non è ancora arrivato il giorno 26. Poi arriva il giorno 26. E insieme al giorno 26, al 26esimo giorno, come si narra nei testi sacri, arriva insieme a lui improvvisamente anche lei, l'ansia. Cazzo, mi dico, guarda che hai combinato, Mariola di merda, guarda che hai fatto, ci risiamo con tutto il tempo che hai avuto e bla 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 bla. Eppure io continuo imperterrita a non preparare un cazzo di spettacolo, guardate, anche nel giorno 26, liscia, tranquilla. Giorno 27, a 3 giorni dallo spettacolo, di voglia di prendere in mano il fottuto copione dello spettacolo, scrivere qualcosa, non v'è traccia. In compenso continuo a maledirmi profondamente, gli anatemi si fanno sempre più diffusi, scomposti, pesanti. Giorno 28, attacchi di panico, ok? Svengo, mi accascio contro i mobili, intanto li spolvero, ecco. Chiedendomi quale altro rincoglionito per di giorno a 2 giorni dallo spettacolo riuscirebbe a non aprire il copione, per mettere il concime alle piante grasse. Io, guardate, sono disposta a fare tutto pur di non preparare il mio spettacolo. Tagliare i peli dal sedere del mio gatto, che ha un problema, non riesce a pulirsi, mi si formano queste stalattiti di pietra, che non è pietra, capite bene? Io sto lì a 2 giorni dallo spettacolo con le forbicine da barbiere. Una precisione che non avete un'idea. Comunque, arriva il giorno 29, ok? Ormai non c'è più speranza, vi rendete conto anche voi, è tardi, lo spettacolo sarà l'indomani, la figura di merda si avvicina prepotente e repentina. Meglio non pensarci e uscire. Sì, meglio andare in gita, respirare e aprire i chakra, eh?
come fanno gli artisti, ventilare le idee, cambiare aria, mangiare magari in quella trattoria, quella che mi piace tanto, perché bisogna coccolarsi, sapete? Sì. Così, il giorno prima dello spettacolo, se mi venite a cercare, mi trovate in mezzo ai boschi a cazzeggiare con gli amici, ubriaca, lercia, come una schifosa, e con sempre questi due emisferi, visto che parliamo di donne, che si alternano, da una parte c'è l'emisfero comunque naif, diciamo, guarda però quel sentiero che ho scoperto oggi, guarda che ho fatto proprio bene, poi questi chakra, io li sento, domani andrà bene, qualcosa mi inventerò, dai. E poi l'altro emisfero. Testa di cazzo, maledetta. Domani verrai punita. Allora arriva il giorno alla fine, quello lì, ecco. Figuriamoci se ho tempo di sfogliare il copione nel giorno di viaggio, uno arriva, è stanco, gli aerei, scendi dal treno, sali sul treno, aereo, ho paura, un po' mi dà la mano, abbia pazienza, non bevevo il prosecco, ho bisogno. Tutte queste cose qui. Arrivo, ho voglia di riposarmi, di dormire, di mangiare, ho voglia di preparare lo spettacolo. Poi non sapete queste cose che uno poi si sovraccarica e poi la sera non è fresco. Quindi arrivo nel retropalco, quando c'è, nel retrotrullo. Sono carina, col vestito buono, non stasera che è informale, ecco. Microfonata, tutta e divorata dall'ansia. Ho la tenia dell'ansia proprio mia. Ecco. Perché per un mese intero, un mese io non ho aperto il copione dello spettacolo che dovrò fare lì a distanza di 3 minuti. Così ogni volta salgo sul palco, dicendomi sempre la stessa frase, quella frase precisa, puntuale, che uno si dice nel tragitto che va dal banco alla lavagna. Quella lì. Bene, brutta stanza. Ma la voce di mia madre questa cosa. Adesso ti sto. Bene, brutta stanza. Adesso ce la dobbiamo cavare in qualche modo, no? Tu capisci? Ma tu guarda se devi mettere a disagio persino me che sono l'ansia. Sono io che faccio fare le figure di merda, non tu che fai fare le figure di merda all'ansia. Vai, vediamo cosa gli dice a questi. Che qualcosa gli deve dare. Eccoci qui. Siamo io. La mia amica invisibile. Però devo dire che, insomma, nella maggior parte dei casi ce la caviamo sempre. Ecco, un po' perché ho il leggio davanti, capite? E un po' perché è così, perché quando fai qualcosa che ti piace, io cerco di spiegarglielo all'ansia. Ansia, non devi avere l'ansia, ok? Perché è un momento bello quello in cui fai le cose che ti piacciono e insomma, racconti alla gente quello che hai scritto, quello che hai visto. Non è il momento di avere l'ansia, ci sono i momenti giusti per avere l'ansia, insomma. Il momento giusto per farsi avere l'ansia non è durante lo spettacolo. Il momento giusto per farsi venire l'ansia è quando lo spettacolo te lo dovrei far pagare. Se scherzo.